direttamente. Sì, vai pure quando vuoi. D'accordo. Allora, buongiorno. Questa presentazione vi illustrerà quali sono le problematiche legate alle malattie del legno della vite e vuole, diciamo, introdurvi sulle conoscenze che noi appunto abbiamo acquisito fino adesso sulle malattie del legno della vite. Una prima slide solo di semplice presentazione. Io sono Vincenzo Mondello, sono un ricercatore che è stato assunto appunto per il progetto Wai Network e che si dovrà occupare dell'analisi secondaria dei dati e dei dati scientifici che sono stati appunto raccolti attraverso la ricerca eseguita in diversi paesi europei proprio sulle malattie del legno della vite, che da adesso in poi chiameremo GTD, che è l'acronimo per Grapevine Trunk Diseases. Allora, vi presento poi, io vi dicevo, la mia esperienza, la mia formazione universitaria è presso l'Università di Palermo, nel Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. Per questo dipartimento io ho insegnato patologia viticola nel corso di viticoltura ed enologia per l'ex facoltà di agraria. Oggi lavoro alla Università di Reims Champagne-Ardenne sotto la guida di Florence Fontaine, che è la responsabile e scientifica del gruppo scientifico che appunto si occuperà di analizzare i dati relativi a tutto quello che è stato fatto sulle malattie del legno della vite in ambito di ricerca scientifica. Innanzitutto introduciamo e chiariamo cosa sono le GTD, cioè le Grapevine Trunk Diseases. Le malattie del legno della vite sono delle appunto malattie di origine fungina che sono principalmente responsabili di danni a carico degli organi cosiddetti perennanti della vite, quindi diciamo le parti legnose, ma che comunque hanno un riflesso sulla vegetazione perché riescono a produrre anche sintomi fogliari. Queste malattie non sono del tutto nuove per la viticoltura, infatti diciamo le prime segnalazioni di malattie del legno della vite risalgono alla fine del XIX secolo, per esempio con la segnalazione da parte di Lionello Petri della cosiddetta malattia di Petri. Però diciamo la caratteristica di queste malattie del legno della vite erano che essenzialmente i loro sintomi si manifestavano soprattutto sui vigneti piuttosto vecchi. In realtà poi, a partire diciamo dalla fine degli anni 90 sino ad adesso, in realtà c'è stata una recrudescenza di queste malattie, soprattutto a carico dei giovani vigneti. Un'altra slide invece vuole presentare chi sono le GTD, cioè con chi abbiamo a che fare quando parliamo di malattie del legno e della vite. Innanzitutto, diciamo appunto, possiamo vedere che in questa slide io vi ho inserito a sinistra qual è la malattia, delle illustrazioni che vi mettono in evidenza quali siano i sintomi esterni o interni della malattia in questione e poi quali sono i patogeni correlati a questa. A questa malattia. Andiamo per ordine, possiamo vedere appunto il cosiddetto Bothiosphaira Dayback, che prima era chiamato Black Dead Arm, che è caratterizzato dalla presenza di sintomi esterni ed interni, sintomi esterni che possono essere soprattutto a carico della vegetazione con un ridotto sviluppo, che può estendersi e arrivare sino alla morte, per esempio, dell'intera branca, e con dei sintomi interni che invece sono facilmente riconoscibili perché hanno questa tipica formazione ad arco di legno imbrunito, che appunto diciamo, caratterizza questo tipo di malattia. I funghi responsabili sono parecchi e li inquadriamo nel cosiddetto gruppo delle Bothriosferiacee. A seguire abbiamo forse una delle malattie che è più conosciute come malattie del legno della vita, che è appunto quella dell'esca, che in realtà negli studi che sono stati fatti, diciamo, a partire dagli anni 2000, è stato visto essere più un complesso di malattie che hanno come protagonisti poi sempre bene o male gli stessi due o tre patogeni e che sono caratterizzati per esempio dalla presenza di sintomi fogliari molto tipici come la tigratura
fogliare. Infatti, una delle malattie del complesso dell'esca prende il nome appunto di grapevine leaf strip diseases, che significa appunto malattie delle striature delle foglie di vite. Ma questa malattia ha anche dei sintomi più complicati e più complessi, come per esempio quelli dell'apoplessia. E anche questa malattia si caratterizza ovviamente, essendo una malattia del legno della vita, dalla presenza di alcuni sintomi interni al legno che possono andare dalla carie e dall'imbrunimento dei tessuti. I principali responsabili di queste malattie sono i funghi della specie Feumoniella, Feocremonium, e un basidiomicete che è della specie Fomitiporia. Altra malattia abbastanza conosciuta è quella della eutipiosi, che è conosciuta in Italia come eutipiosi, ma che a livello internazionale viene conosciuta come Eutypa Dyback, che è anche questo un deperimento della vite che diciamo, sempre legato alla presenza di patogeni all'interno del legno della vite, in particolare di uti palata, ma non solo, e che ha comunque riflessi sulla vegetazione. Malattie di Petri, malattie delle venature brune delle barbatelle, invece sono delle malattie che sono tipiche dei vigneti molto giovani, addirittura ultimamente si riscontrano soprattutto anche nei vivai, e sono caratterizzati sempre dal solito deperimento dal punto di vista esterno e dalla presenza all'interno delle giovani viti di queste maculature nerastre, di questa punteggiatura nerastre. Anche questi, come vi dicevo, i sintomi, scusatemi, i patogeni, sono gli stessi che sono responsabili diciamo, del complesso dell'esca. Altre malattie che comunque non verranno trattate nell'ambito del progetto Y Network, perché come vedremo già occuparsi di tre malattie come il deperimento da botrosferia, il complesso dell'esca e l'eutipa è già un gran lavoro. Vi dicevo, altre malattie che vengono annoverate fra le malattie del legno della vite sono il piede nero e la fomopsis o escoriosi, che come vedete hanno sempre ovviamente a che fare con dei sintomi a carico del legno. Andando avanti, vediamo dove queste malattie sono diffuse in ambito europeo e come vedete in questa grafica, in cui vi riporto sia la tipologia di malattia che l'incidenza assente, occasionale, presente o frequente, che è legata, è rappresentata ed espressa dal numerino che vedete all'interno delle caselle colorate, potete vedere che generalmente queste malattie sono presenti in tutto il territorio europeo, ossia in tutte quelle aree in cui esiste una viticoltura, con gravità o incidenza più o meno differente. Questo è il risultato di un monitoraggio che è stato fatto e che non è esaustivo come riporta la slide, attraverso appunto quella che è un'altra attività a livello europeo, che è la Coast Action FA 1303, che si occupa appunto della gestione sostenibile delle malattie del legno della vite. Perché queste malattie sono così pericolose per la viticoltura? Innanzitutto perché hanno una ricaduta in diciamo, diverse fasi, in diversi momenti della filiera vitivinicola, sicuramente in vigneto, perché la morte delle piante, la perdita di produzione sono ovviamente dei fattori che deprimono dal punto di vista economico la viticoltura, e a questi dovete aggiungere anche i costi di reimpianto. In enologia, anche l'enologia, quindi nella parte che riguarda, diciamo, la produzione del vino, queste malattie hanno un riflesso perché sono responsabili di alterazioni quali quantitative sia del mosto che poi quindi del prodotto finito, cioè del vino, hanno un'incidenza negativa anche per l'uva da tavola, perché alcuni sintomi, come per esempio quelli dell'esca, in questa fotografia sono diciamo, responsabili del deprezzamento del prodotto. Ultimo, ma non ultimo, anche in vivaio, anche per il vivaismo viticolo, questa malattia rappresenta un grosso problema, sia perché, come abbiamo detto, si cominciano ad evidenziare in veramente giovanissima età, anche in barbatelle di 1-2 anni di età, sia perché sono anche responsabili della fallanza di alcuni innesti.
Dal punto di vista economico, l'impatto che queste malattie hanno sulla viticoltura sono abbastanza importanti. Questa è una prima analisi che è stata fatta, credo, appunto, intorno al 2012 e che è stata appunto presentata in uno dei workshop in cui è evidenziata quanto le malattie del legno, della vite sono responsabili in termini di incidenza economica. Innanzitutto, come potete vedere, se vogliamo concentrarci sull'Italia, possiamo vedere che in Italia vi è una stima, che parla del 3-30% dei vigneti che sono affetti da malattie del legno e della vite. E come vedete, lo stesso si può dire, per la Francia, per la Spagna, in Germania e in Ungheria, dove esistono piccole, ovviamente Germania e Ungheria, dove esistono piccole, diciamo, realtà, importanti di viticoltura che già affrontano questo problema. Sappiamo anche che le stesse malattie sono presenti nel Regno Unito. Ovviamente, il danno annuale che si stima che queste malattie possano produrre per la viticoltura europea è quella di 1 miliardo di euro, dovuto appunto alla semplice sostituzione che le piante morte richiedono in vigneto. Andiamo adesso a spiegare quali sono le motivazioni per cui queste malattie sono così pericolose e stanno suscitando una così notevole, attenzione da parte del mondo della ricerca e non solo. Noi sappiamo appunto che tante malattie della vite sono piuttosto controllabili, nel senso che comunque i nostri viticoltori sono abituati a fronteggiare malattie come, la peronospora della vite, l'oïdio o la botrytis. In realtà queste malattie, appunto, perché non sono ancora, controllabili? Non sono controllabili perché hanno delle caratteristiche che le differenziano appunto dalle precedenti. Innanzitutto si tratta di malattie ad eziologia multipla, cioè significa che queste malattie non sono causate da un singolo patogeno, ma in realtà, come vedremo più avanti, queste malattie spesso sono il risultato della presenza contemporanea o meno di diversi patogeni e fungini. Un secondo aspetto è quello della complessità dell'interazione che esiste tra pianta, patogeno e ambiente, per cui ogni malattia in un ambiente che è differente per condizioni pedoclimatiche e per esempio anche cultivare, eccetera, eccetera, patogeno può manifestare delle differenze. Sono pericolose perché queste malattie sono strettamente connesse alle pratiche culturali che vengono normalmente praticate in viticoltura e soprattutto perché a partire dal 2001 non esiste una strategia di difesa efficace, soprattutto dopo la proibizione da parte dell'Unione Europea dell'uso dell'arsenito di sodio, che era un principio attivo chimico che riusciva in quantomeno a mantenere sotto controllo, per esempio, l'espressione dei sintomi fogliari. Andiamo adesso ad analizzare approfonditamente questi singoli aspetti. Intanto vediamo il problema numero uno, che è appunto quello delle GTD come malattie ad eziologia multipla. L'esempio che innanzitutto vi faccio è quello della semplice, chiamiamola malattia di tipo semplice, cioè quella in cui il patogeno che causa la malattia è solamente un organismo, in questo caso un microrganismo fungino. Noi abbiamo, per chi ha nozione di patologia vegetale, sicuramente riconosce in questo grafico il famoso triangolo della malattia, in cui vengono messi in relazione i protagonisti di una malattia, che possiamo avere in ambito agrario, e cioè la pianta ospite suscettibile, il patogeno virulento e un ambiente che sia favorevole all'ospite e sfavorevole al patogeno. L'interazione di queste tre componenti, legata poi al decorrere del tempo, ci permette appunto di permette al microrganismo di manifestare la sua presenza attraverso i sintomi sulla pianta e quindi la malattia. Normalmente, nelle malattie semplici, per esempio, possiamo avere una sintomatologia progressiva che noi riconosciamo lungo tutto il periodo vegetativo della pianta, come in questo caso viene mostrato per esempio per la peronospora della vite, in cui in primavera noi abbiamo la comparsa delle macchie d'olio, inizio estate possiamo avere i sintomi sui grappolini, che sono ovviamente quelli molto pericolosi, ma che normalmente, diciamo, i viticoltori riescono appunto ad evitare tramite la difesa, e poi in autunno la presenza del mosaico giallo, che è quello responsabile
responsabile, diciamo, della formazione dell'inoculo per la stagione successiva. Vediamo invece cosa succede nel caso di una malattia di eziologia multipla. Abbiamo lo stesso triangolo, quindi pianta ospite ambiente, solo che al posto o semplicemente in presenza, alla sola presenza del patogeno che noi abbiamo definito numero 1, aggiungiamo un patogeno numero 2, come possiamo aggiungere un patogeno numero 3. Tutto questo possiamo averlo contemporaneamente o in successione. Le frecce che vedete voi essere comparse appunto e che mettono in relazione la pianta ospite e l'ambiente con i tre patogeni sono tutte interazioni. Queste interazioni ovviamente esistono anche fra i diversi patogeni. Capite bene che il risultato di questa interazione sicuramente è piuttosto complesso, tanto che in maniera molto divertente, ma non tanto divertente per i viticoltori, possiamo parlare veramente di un magnum caos, cioè di una situazione veramente molto complessa che richiede quindi un'analisi attenta e soprattutto una conoscenza dei patogeni, dell'ambiente e delle malattie. Per spiegarvi questa confusione, in questa slide, come vedete, abbiamo dei sintomi interni, a sinistra partiamo con il sintomo tipico dell'eutipiosi, che è questa specie di settore necrotico, di solito color grigiastro, che porta alla presenza di questi sintomi diciamo, di sviluppo vegetativo piuttosto ridotto, e i cui responsabili sono appunto i funghi del genere Eutipa, Eutipella, Cryptosporidia, Cryptovalsa, Diatripe e Diatripella. Questo legame tra diciamo, il sintomo di eutipiosi e il sintomo esterno è piuttosto semplice, per cui per l'eutipiosi è piuttosto facile, per chi ovviamente ha una certa esperienza, individuare questa malattia in campo. Vediamo invece per le altre GTD cosa succede. Anche queste immagini rappresentano la sintomatologia interna, cioè interna appunto ai tessuti legnosi, che voi potreste osservare se sezionate una pianta malata. Avete sicuramente il settore necrotico, potreste trovare queste punteggiature nerastre intorno ai vasi conduttori, oppure potreste avere un quadro un po' più complicato con imbrunimento dei tessuti, presenza di tessuto cariato e discolorazione di legno. A destra vi ho riportato quelli che possono essere i sintomi sulla parte vegetativa. Ebbene, queste tre malattie possono dare, per esempio, per l'esca o anche per la Bathysphaera diebach, potete vedere che la stessa pianta può o non mostrare sintomi, o non mostrare sintomi per esempio di clorosi, che nel caso dell'esca possono poi degenerare e diventare appunto i sintomi tipici della tigratura fogliare, oppure possono dare invece origine a un sintomo più severo, che è quello appunto della apoplessia e della morte della pianta. Ma gli stessi sintomi sono anche determinati per esempio dall'esca giovane, per cui possiamo avere piante infette ma asintomatiche, quindi non possiamo vedere i sintomi, o possiamo avere gli stessi sintomi che mostrano per esempio l'esca propria oppure la Bathysphaera diebach. Come vedete, anche l'esca propria, come avevo anticipato, anche l'esca propria, cioè quella malattia che poi appunto classificheremo e spiegheremo più avanti, magari anche in altre presentazioni, anche l'esca propria può generare sintomi piuttosto differenti, e si passa quindi sia dalla foglia asintomatica sino appunto alla morte della pianta. Ecco perché dalla semplice osservazione dei sintomi in campo è piuttosto difficile riuscire ad avere una diagnosi immediatamente, diciamo, corretta. Il problema numero 2 bis, perché in realtà appunto è sempre legato al fatto che vi ho mostrato nella slide precedente, alcune piante scusatemi, infette possono o apparentemente mostrarsi sane oppure essere invece completamente uccise dalla malattia. L'altro problema è appunto quello della discontinuità dell'espressione dei sintomi nel GTD. Vi porto un esempio molto pratico che noi a Palermo abbiamo seguito in un vigneto in provincia di Palermo, ad Alcamo precisamente, in cui abbiamo seguito per 2 anni 1.000 viti
a fette mille viti, all'interno del quale vi erano delle viti affette da mal dell'esca. La didascalia vi permette di decifrare questa mappa. Innanzitutto le quattro mappe sono la mappa delle mille piante in quattro diversi rilievi. Il primo è iniziato a fine giugno, gli altri, come vedete, nelle date successive. Diciamo, le caselle verdi rappresentano le piante che sono rimaste asintomatiche per tutti i 2 anni del monitoraggio. Le piante rosse invece sono le piante che erano sintomatiche nel 2006, le piante blu, le piante che hanno mostrato sintomi nel 2007, le piante che hanno per metà il colore blu e per metà il colore rosso sono le piante che sono risultate sintomatiche in entrambi gli anni di osservazione. Col nero abbiamo rappresentato le piante apoplettiche, cioè le piante che sono completamente disseccate nel 2006, e con il giallo le piante apoplettiche dell'anno successivo, del 2007, e con la casella gialla e nera le piante che hanno mostrato sintomi di apoplessia in entrambi gli anni. Cosa è importante notare in questa mappa? Che da un anno all'altro una stessa pianta può o mostrare per tutti e due gli anni sintomi, o mostrarli un anno sì e un anno no, oppure appunto essere completamente sana. Questo permette di spiegare una delle problematiche e degli errori che si possono commettere quando si ha a che fare con le malattie dell'elenco della vita, cioè quella di sottostimare la loro presenza in campo. Se io dovessi, per esempio, se io avessi fatto, se noi avessimo fatto questo rilievo solo nel 2006, probabilmente avremmo avuto una incidenza che probabilmente, diciamo, è intorno al, diciamo, 7%. Se avessi fatto la stessa valutazione solo per un anno e per il 2008, magari, del 2007, scusate, magari avrei valutato un'incidenza intorno all'8%. Non voglio entrare nel merito perché appunto sono così dei valori non esattamente precisi, ma se io considero invece l'incidenza di tutte le piante che in entrambi gli anni hanno mostrato almeno in un anno i sintomi, allora questa incidenza in realtà sale e arriviamo ad valori sicuramente superiori. Ecco perché per queste malattie risulta fondamentale valutare la loro presenza nei vigneti per almeno 2 o 3 anni, perché altrimenti si rischia di sottostimare la presenza di piante infette in vigneto. Ecco perché dal punto di vista diciamo scientifico bisogna comunque valutare non l'incidenza annuale, quindi non fermarsi a un singolo rilievo, ma valutare l'incidenza per più anni, per poi poter avere un quadro reale della situazione di piante infette nel vigneto che si sta esaminando. L'altro problema, il numero 3, che ho messo come problema numero 3, è quello che lega il ciclo della malattia, cioè appunto il ciclo della malattia in campo, con le pratiche culturali che normalmente vengono eseguite in vigneto. Vi porto l'esempio appunto di un ciclo di Feocremonium aleofilum e Feomonella chlamydospora, che sono i responsabili delle malattie, sono due dei tre funghi che vengono considerati responsabili delle malattie legate al complesso dell'esca. Questo ciclo ci è stato fornito da Philippe Larignon e da David Gramage, che sono due ricercatori che collaborano nella Coast Action Europea di cui vi ho parlato. Come vedete, normalmente noi descriviamo un ciclo biologico del patogeno a partire per esempio dalle sue strutture di svernamento. Ovviamente per inciso sopra appunto diciamo vi do l'affermazione che è valida per qualsiasi essere vivente, cioè che un essere vivente ha la necessità di riprodursi, di crescere e di nascere, di crescere e di riprodursi, e quindi i patogeni che sono degli esseri viventi non fanno eccezione. Ecco che i patogeni hanno diciamo, organizzato il loro ciclo vitale in funzione anche dei patogeni ed scusate delle piante ospiti che magari infettano. Le strutture svernanti di questi due patogeni sono i periteci per Feocremonium aleofilum e i picnidi per Feomonella chlamydospora. Queste sono delle strutture che vengono prodotte appunto dai funghi patogeni e che contengono al loro interno le ascospore o i conidi, che sono gli elementi infettivi
del patogeno, cioè sono quegli elementi che riescono a trasferire e a portare la malattia da una pianta infetta a una pianta sana. Ecco perché si chiamano elementi infettivi. Questo inoculo, questi elementi infettivi o inoculo vengono dispersi normalmente dall'acqua, dal vento, ma anche è stato dimostrato che anche degli insetti che si trovano appunto in vigneti possono essere in grado di trasportare questi elementi infettivi da una pianta infetta a una pianta sana. La parte fondamentale e importante per queste malattie è quella che questi patogeni, questi inoculi, questi elementi infettivi penetrano soprattutto attraverso le ferite di potatura, che ovviamente voi potete immaginare cosa significa ferita di potatura in ambito in viticoltura. Forse la vite è una delle piante che è più potata proprio durante diciamo, il suo ciclo vitale, il suo ciclo produttivo. Quindi le ferite di potatura rappresentano un grosso problema perché la viticoltura attualmente non può fare a meno per la sua organizzazione di operare almeno una volta l'anno queste potature. Il problema è legato al fatto anche che queste ferite di potatura poi rimangono, come vedremo, rimangono piuttosto suscettibili alle infezioni dei patogeni per diverso tempo. Per Phaeocremonium aleofilum è stato dimostrato anche che i residui di potatura che spesso vengono lasciati al termine di questa fase di potatura nel vigneto rappresentano una fonte di inoculo, per cui non solo eventualmente i picnidi e i periteci che si trovano sul legno infetto sulle piante in piedi rappresentano una fonte di inoculo, ma anche quelle parti di legno che dopo la potatura vengono lasciate in vigneto e che quindi possono addirittura, questo è stato dimostrato per Phaeocremonium aleofilum, passare dal terreno alle radici e dalle radici ai vasi xilematici. E quindi, come vediamo, questi patogeni hanno la diffusione della malattia è strettamente correlata a una delle attività che appunto viene eseguita in vigneto, che è quella appunto della potatura. Vi dicevo appunto che, per esempio, il passaggio dal terreno alle radici ai vasi xilematici è stato dimostrato per Phaeocremonium aleofilum, mentre non lo è stato dimostrato, ma si suppone che possa essere ugualmente valido per l'altro patogeno che è Phaemonella chlamydospora. La gravità del problema risiede anche, come vi dicevo, nel fatto che queste ferite di potatura molto spesso rimangono suscettibili all'infezione, quindi in grado di essere infettate dalle spore dei patogeni anche per tutto l'inverno, come per esempio per Phaemonella chlamydospora, oppure per Phaeocremonium aleofilum, invece le ferite sono più suscettibili dopo il pianto della vite, tranne che per esempio negli ambienti in cui invece gli inverni sono piuttosto miti. L'altro problema che avevo elencato appunto nella slide precedente è quello appunto che attualmente, dopo la proibizione dell'uso dell'arsenito di sodio, non abbiamo possibilità di controllare efficacemente la malattia. Innanzitutto una premessa, ad oggi non esiste nessun taxa di vitis, di specie di vitis selvatica o coltivata che si è mostrato resistente alle GTD, alle Grapevine Trunk Diseases, che ricordo appunto è l'acronimo per inglese per malattie del legno della vite. Fino al 2001 questa malattia diciamo non risultava problematica in quanto i viticoltori utilizzavano appunto l'arsenito di sodio che dal 2001 è stato bandito dall'utilizzo in agricoltura perché è responsabile di problemi di insorgenza di cancri, di cancro per l'uomo e quindi questa molecola, questo principio attivo è stato proibito. Prima del 2001 appunto, i viticoltori normalmente utilizzavano l'arsenito di sodio spruzzando il legno con una soluzione acquosa di acqua arsenito di sodio con 12 grammi e mezzo di arsenito di sodio per litro. E gli interventi venivano, diciamo, i trattamenti venivano fatti di solito appunto, diciamo, in inverno e per 2 anni consecutivi e gli altri 2 anni invece la pianta non veniva trattata proprio perché l'arsenito di sodio aveva questa capacità di penetrare all'interno dei tessuti e quindi esplicare la sua azione
per più anni consecutivi. La soglia di intervento era quella di, variava dalla presenza di sintomi sulla pianta e sulle piante tra lo 0,5 e il 2% delle piante sintomatico in campo. Ad oggi, come vi dicevo, oggi invece dal 2001 in poi, questo prodotto è stato assolutamente bandito. Dopo il 2001, nessun fungicida, nessun principio attivo chimico attualmente utilizzato in agricoltura è stato in grado o si è dimostrato efficace nel controllo di questa malattia. E questo è anche, qualche autore lo riporta, una diciamo, delle situazioni che ha incrementato, che ha determinato l'incremento di incidenza di malattie del legno della vite dal 2000, diciamo, in poi. C'è qualcuno anche che ha paragonato la problematica legata alle malattie del legno della vite a quella della filossera della vite. Ovviamente per la filossera della vite in realtà il problema fu molto più rapido. Alcuni autori sostengono che le malattie del legno della vite, se non controllate, se non attenzionate a dovere, potrebbero essere un problema che lentamente può avere gli stessi devastanti effetti della filossera della vite. Come risolvere il problema? Diciamo che il primo passo che la comunità scientifica ha messo in atto è stato appunto quello di studiarle. Ed ecco che in questo grafico vi mostro qual è stato diciamo, l'interesse e diciamo, l'attenzione che diciamo, gli studiosi e i ricercatori dell'ambito hanno dato alle malattie del legno della vite. In questo grafico potete vedere come le pubblicazioni relative appunto alle malattie del legno della vite abbiano subito un progressivo incremento dal 1999 sino al 2014 e sulla destra potete vedere come queste pubblicazioni siano comunque state fatte, quindi come questi lavori siano stati fatti su veramente un numero impressionante di paesi europei e non europei, perché in realtà noi ci stiamo occupando delle malattie in ambito europeo, ma le malattie del legno della vite sono diffusissime e sono presenti laddove c'è viticoltura. Infatti, come vedete, al primo posto per pubblicazione abbiamo la Francia, poi gli Stati Uniti, ma poi abbiamo l'Australia, abbiamo il Sudafrica, abbiamo anche la Nuova Zelanda, l'Italia ovviamente, la Svizzera, la Croazia e c'è anche la Cina che sta studiando queste malattie. Quindi, come vedete, questo è un problema che è veramente molto diffuso. Cosa è stato studiato? Cioè, quali sono stati gli argomenti che hanno attirato l'attenzione e che hanno analizzato i ricercatori? Innanzitutto hanno studiato i patogeni coinvolti, quindi l'identificazione a livello specifico, la loro patogenicità, cioè la loro capacità di essere aggressivi nei confronti della vite, l'epidemiologia, cioè studiare come la malattia, il patogeno evolve nel tempo in funzione delle condizioni climatiche, quindi quali siano le condizioni climatiche a lui favorevoli alla malattia, sulla sintomatologia, perché appunto uno dei primi aspetti che permette di intuire che ci sia un problema di salute, di sanità in una pianta è quello di identificarne o di scoprirne i sintomi, quali sono le interazioni tra pianta e patogeno a livello fisiologico, morfologico, metabolomico e genetico. Che tipo di controllo si può utilizzare nei confronti di queste malattie? Quindi se abbiamo possibilità di rivolgerci a strumenti di tipo biologico o di tipo chimico, se esistono delle pratiche culturali alternative alla normale gestione del vigneto e che possono essere quindi creare le condizioni sfavorevoli al patogeno e favorevoli alle piante, quindi cercare di diminuirne gli effetti sulla pianta stessa. Questi sono stati gli argomenti che appunto i ricercatori hanno cercato di eviscerare. Il secondo passo è stato poi quello diciamo, di cercare di trovare un coordinamento, come dire, un trade union tra tutti questi ricercatori, perché all'inizio, come dicevo, sebbene il problema sia a livello globale, quindi a livello globale intendo proprio a livello mondiale, i vari ricercatori erano isolati nei loro studi, quindi si studiava la malattia in Europa, nei vari paesi, si studiava in Asia, in America, ma senza scambio di informazioni. Quindi il secondo passo è stato quello di cercare di creare una forte connessione fra i ricercatori che si occupavano di GTD
proprio per condividere conoscenze, innovazione, studi, competenze, esperienze, insomma tutto quello che era venuto fuori da questo tipo di studi. Il parto di questa idea si è concretizzato appunto nella formazione dell'International Council of Grapevine Trunk Diseases, che è un organismo internazionale che raccoglie i ricercatori che si occupano appunto di malattie del legno della vite. Il primo atto di questo consiglio internazionale è stato appunto nel 1999 a Siena, in Italia, dove ha avuto sede il primo meeting, e poi con cadenza biennale questi ricercatori si sono sempre dati appuntamento per scambiare informazioni e risultati di ricerche inerenti appunto alle malattie del legno della vite. Come vedete, appunto, sono stati toccati diversi paesi, sia europei che anche nel resto del mondo, e il prossimo sarà saltando, la consueta cadenza biennale, sarà invece nel 2017 a Reims in Francia, dove ci sarà appunto il decimo workshop. Questo International Council ha anche una sua, rivista di riferimento, che è Fitopatologia Mediterranea, dove appunto vengono normalmente pubblicati gli atti relativi a questo convegno, ma ovviamente non solo gli atti, molti lavori sulle malattie del legno della vite sono pubblicati su Fitopatologia Mediterranea. Un altro passo successivo è stato quello appunto di invece continuare appunto questa stretta collaborazione, soprattutto a livello europeo, con la Coast Action, la cui sigla è FA 1303, che ha come titolo Controllo sostenibile delle malattie del legno della vite, gestione sostenibile delle malattie del legno della vite. Per chi non lo sapesse, COST appunto è l'acronimo per Cooperazione Europea in Scienza e Tecnologia. Questa mappa vi dà l'idea appunto delle relazioni che si sono stabilite attraverso questa COST Action, e quali sono gli argomenti di questa COST Action: la caratterizzazione del patogeno dal punto di vista genetico, l'epidemiologia dei vari patogeni legati alle malattie, l'ecologia microbica, e cioè i vari componenti viventi che si trovano insieme ai patogeni per cercare di capire se ci sono delle variazioni, se ci possono essere dei microrganismi utili che possono contrastare la malattia, e infine quello del controllo della malattia. Già nella Coast Action si comincia appunto ad avere una certa attenzione per quello che è poi l'obiettivo invece fondamentale di Y Network, che è quello della disseminazione delle informazioni in ambito appunto di malattie del legno della vite. E quindi con la Coast Action si comincia a intravedere l'idea della necessità di dover trasferire quanto più possibile di conoscenze che si sono acquisite nel frattempo, proprio per aiutare i viticoltori a gestire al meglio questa emergenza. Tutto questo ha portato ovviamente ad incrementare le conoscenze che noi abbiamo sulle malattie del legno della vite. Questa diapositiva vi dimostra come gli studi effettuati a partire dal 2000 sino ad oggi abbiano, per esempio, permesso di incrementare la conoscenza dei patogeni coinvolti in queste malattie. Ovviamente si tratta di risultati tuttora in corso. Se, per esempio, nel 2000 noi conoscevamo per il complesso dell'esca è malattia di Petri, avevamo identificato 8 patogeni responsabili associati a questa malattia, adesso se ne conoscono 24. Se per esempio nel deperimento da Botrosferia, Botrosferia Daybach, noi conoscevamo nel 2000 solo 3 patogeni, adesso ne conosciamo 23 associati a questa malattia. Lo stesso per l'Eutipa, per il Dedarm e per il piede nero. Ovviamente gli studi hanno permesso di capire e di individuare i patogeni o i microrganismi associati a queste malattie. Ovviamente questo vi fa capire come quella complessità che vi accennavo con l'eziologia multipla della malattia si sia ulteriormente arricchita e complicata con queste nuove conoscenze. Cosa succede in vigneto?
Sappiamo appunto, grazie agli studi, riusciamo a capire come queste malattie si possono diffondere in vigneto e tutte, diciamo, hanno la caratteristica comune di essere dei patogeni che penetrano, che possono infettare naturalmente, cioè attraverso modalità naturali, appunto, cioè la dispersione dell'inoculo attraverso il vento e l'acqua e gli insetti, possono ovviamente penetrare nelle piante non infette attraverso i tagli di potatura. E che questi tagli di potatura si mantengono suscettibili per tempo. Qui sono rappresentati tre cicli, i cicli di tre malattie, quella dell'eutipiosi, del Botrytis fibrae e del già visto ciclo per la malattia dell'esca, il complesso dell'esca e la malattia di Petri. Non sto qui a entrare nel dettaglio, ma in tutti e tre i casi uno dei problemi che vi accennate è proprio quello della correlazione con le pratiche colturali che si fanno in vigneto. Ma abbiamo scoperto anche che in realtà il problema non è solo del campo, ma in realtà è anche nei vivai. Uno studio fatto soprattutto in Spagna dal professor José Farmengol, ma anche da David Gramafi, che è stato un suo collaboratore, ha permesso, per esempio, e non solo questi ricercatori, parlo solo di quelli in ambito europeo, hanno permesso di evidenziare la presenza di questi contaminanti, che sono poi appunto quelli riconosciuti come patogeni per numerose malattie endemiche della vite, di averli identificati anche durante nelle fasi che sono legate al processo produttivo del materiale di propagazione. Infatti, questi studi hanno permesso di riscontrare i patogeni, dei patogeni delle malattie endemiche della vite sulle piante madri che vengono utilizzate per la produzione di nesti e portinnesti, sulle talee stesse che vengono prelevate, sulle vasche di reidratazione che vengono normalmente utilizzate per reidratare il materiale prima dell'innesto, sulle forbici che vengono utilizzate per realizzare questi tagli, sulle macchine che producono il cosiddetto taglio ad omega, che è il taglio che più frequentemente viene utilizzato nella produzione su vasta scala di barbatelle innestate. Sulle torbe che vengono utilizzate per favorire la formazione di callo, la radicazione delle talee una volta innestate, sullo stesso materiale innestato, cioè diciamo sulla barbatella, come vi dicevo, in quegli innesti che per qualche motivo falliscono, si è visto che sono presenti questi patogeni, sul terreno, del vivaio, ma anche sulle infestanti che possiamo trovare nei campi madri. Questo significa che il processo produttivo delle barbatelle, in molti casi appunto è contaminato dalla presenza di questi patogeni. Ovviamente questo significa che, le barbatelle innestate che vengono ovviamente poi inserite, in commercio, è chiaro che portano la malattia direttamente senza bisogno di aspettare le infezioni naturali. Ovviamente anche i vivaisti stanno cercando di contrastare questo fenomeno, quindi qui non si vuole colpevolizzare nessuno, se è solamente un dato di fatto che è stato scoperto che anche in ambito vivaistico questi patogeni rappresentano un problema di notevole importanza. Vi dicevo che comunque la ricerca si è anche concentrata per cercare di capire quali sono le reazioni, le interazioni che esistono tra piante e patogeno, e quindi uno dei problemi che era da risolvere era quello di capire come mai questi patogeni che normalmente risiedono nel legno e quindi vivono strettamente nei tessuti legnosi possano avere un'influenza così notevole a livello epigeo, cioè sulla parte vegetativa, sulla parte verde. Quindi si è cercato di capire perché la presenza di sintomi fogliari. È stato visto che in diversi patogeni responsabili di diverse malattie del legno, come Outipalata, o le varie Phoegonella chlamydospora, Phoeacrimonia maleophyllum o diverse Botryosferiacee, tutti questi patogeni sono in grado di produrre metaboliti secondari fitotossici, cioè tossici per la pianta, e che potrebbero essere responsabili attraverso la loro traslocazione dalla zona di produzione, che dovrebbe essere il legno, sino appunto alle foglie, che poi sono la sede di espressione dei sintomi fogliari. Attraverso questa traslocazione potrebbero essere appunto il responsabile della
dell'espressione sintomatica nelle foglie. Per esempio, per ottiparate è stata accertata la produzione di UTPine che agiscono sulla fosforilizzazione ossidativa mitocondriale, oppure per Fiomanil clamidosforo e Feocromanil aleofilum, la produzione di scitalonio isosclerone che hanno un'azione negativa e fitotossica sul metabolismo cellulare vegetale, o sulle botosferiacee che hanno dimostrato, come le idroisocumarine, che hanno dimostrato una certa fitotossicità in vivo. Inoltre è stato visto che alcuni patogeni possono produrre anche enzimi extracellulari che sono in grado di degradare la cellulosa e le emicellulose, come per esempio Fiomanella clamidosfora o Feocremonium aleofilum. La ligninasi, invece, che è un enzima che è in grado di appunto attaccare la lignina, è stata solo riscontrata su Fomitiporia mediterranea, che è l'agente responsabile della carie bianca. Nonostante questi studi, ancora non è chiaro il meccanismo esatto della relazione tra queste sostanze e l'espressione dei sintomi fogliari non è ancora chiaro. E questo, diciamo, sarebbe importante perché avere e comprendere quali siano i meccanismi che stanno alla base e dell'espressione dei sintomi fogliari e della discontinuità dei sintomi è importante perché controllare l'espressione dei sintomi fogliari significherebbe comunque già aver parzialmente risolto il problema perché i danni principali alla produzione sono appunto la presenza di questi sintomi fogliari, sia sulle foglie che sui grappoli, ma anche sull'intera pianta, come per esempio con l'apoplessia. Dal punto di vista ovviamente poi di interazione strettamente cellulare, eccetera, patogeno e pianta, per esempio, è stato ampiamente dimostrato che comunque la pianta a livello morfologico tenta di arginare l'infezione di questi patogeni attraverso una serie di misure che possono essere la produzione di tille. Ora io non voglio entrare molto nel dettaglio di queste cose, ma l'idea che vi voglio dare con questa slide è quella che appunto la pianta nelle prime fasi di infezione tenta di arginare l'infezione, ma evidentemente, se poi la malattia prende piede, evidentemente non sono queste misure, queste contromisure non sono sufficienti. Anche perché, per esempio, a livello morfologico, una delle strategie che le piante in generale adottano, e la vite non fa eccezione, sono quella di ostruire i vasi conduttori per evitare che appunto attraverso di essi il patogeno si possa diffondere. Il prezzo che la pianta paga per questa strategia è quella di vedere ridotta la capacità di trasportare acqua e non solo acqua ai tessuti soprastanti, per cui un attacco, una reazione eccessiva della pianta si traduce anche con una capacità minore di assorbire e di traslocare acqua, con conseguenze che potete immaginare. Anche a livello genetico è stato visto che la pianta in alcuni casi il patogeno può indurre la sovraespressione di alcuni geni di resistenza, ma evidentemente in questo caso non sono tali da riuscire a controllare la malattia. Cosa possiamo fare quindi attualmente? Cosa possiamo fare contro le malattie del legno della vite, contro le GTD? Avendo accertato il fatto che la malattia si può diffondere sia per via diretta, quindi per trasmissione diretta, cioè per contatto tra parti infette e parti sani, in quel caso mi riferisco appunto alla pratica dell'innesto, per cui se noi abbiamo una marza infetta che innestiamo su un portainnesto sano o viceversa, è chiaro che la malattia passerà direttamente, il patogeno passerà direttamente dal tessuto infetto al tessuto sano, oppure attraverso l'infezione naturale, attraverso quindi il rilascio delle spore. Sappiamo che per esempio in vivaio potremmo adottare delle misure che possono servire per evitare o limitare le contaminazioni dei patogeni da parte di queste responsabili, scusatemi, delle malattie del legno della vite. E quindi innanzitutto il monitoraggio delle piante madri, perché potremmo, attraverso l'analisi visiva o molecolare o tradizionale delle piante madri, si possono escludere dalla produzione quelle piante che risultano infette. Si parla anche di gestione perché, come vedremo, anche la gestione delle piante, cioè la loro sostituzione periodica nel tempo, potrebbe essere un elemento utile per contrastare la malattia. La sterilizzazione degli strumenti, abbiamo visto appunto che il patogeno risulta presente nel processo produttivo in vivaio, quindi nelle forbici, nelle macchine da taglio,
e quindi avere la capacità di poter sterilizzare frequentemente questi strumenti utilizzati per la loro produzione. Il risanamento, alcuni metodi fisici come per esempio il trattamento con l'immersione in acqua calda per determinati periodi, sembra avere dei risultati diciamo, nell'inattivazione del patogeno, anche se qualcuno trova ancora qualche problema nell'attuazione perché qualche vivaista sostiene che ci sono dei problemi di vitalità poi diciamo delle talee trattate con questo sistema. E ovviamente anche un controllo di prevendita che potrebbe essere quello visuale con le analisi classiche molecolari per evitare di introdurre in pieno campo delle piante già infette. Allo stesso modo possiamo pensare di poter alla luce di quello che sappiamo, poter dare come dire, qualche consiglio per la situazione invece per la gestione della malattia in vigneto. Sicuramente qualcuno ha proposto per esempio le potature alternative, come la potatura doppia o la potatura guaio pussar, che è un tipo di potatura che prevede il rispetto del flusso di linfa che vedremo in seguito. Ci sono tecniche di rigenerazione del tronco che vanno sia dal reinnesto che alla sostituzione. Si possono attuare tecniche di protezione delle ferite di potatura per evitare, ovviamente questa è solo destinata ad evitare nuove infezioni in campo, attraverso l'utilizzo per esempio di prodotti chimici o biologici, una gestione del vigneto differente, per esempio non quella di non lasciare residui di potatura in campo che come abbiamo visto possono essere ulteriore fonte di inoculo, attuare una potatura ritardata, evitare di potare durante le piogge perché le piogge facilitano l'arrivo dell'inoculo sulle ferite appena prodotte. Trattamenti chimici sul tronco, per esempio, qualcuno ha provato anche a iniettare ad alta pressione dei fungicidi all'interno del tronco per vedere di abbattere la carica diciamo, del patogeno. Oppure altra strategia può essere quella di valutata è quella di utilizzare fertilizzanti fogliari o altri prodotti fogliari come biostimolanti per cercare di inibire l'espressione fogliare della malattia. Sicuramente diciamo che così come ha sapientemente in maniera molto semplice illustrato Joseph Armengol durante un cost meeting, possiamo esprimere diciamo, la formula corretta, la formula migliore attraverso appunto una semplice diciamo, funzione matematica. Se da un lato abbiamo la gestione del vivaio e dall'altro abbiamo la gestione del vigneto, una buona gestione del vivaio associata a una cattiva gestione del vigneto sicuramente condurrà ad avere un vigneto che nel tempo avrà malattie del legno. Così come una cattiva gestione del vivaio associata a una buona gestione del vigneto porterà allo stesso risultato. Quindi l'unica alternativa, o meglio, l'unica scelta senza alternativa sarebbe quella di attuare sia una buona gestione del vivaio con una buona gestione del vigneto e possiamo quindi, diciamo, avere la speranza di trovarci di fronte a un vigneto che sia quantomeno sano. Quindi in questo caso risulta ancora più impellente la necessità che appunto, come vi dicevo, è quella proprio del progetto Y Network, che è quella di trasferire quanto più possibile, quanto più in maniera capillare, tutte le conoscenze che sono a nostra disposizione proprio per gestire questo tipo di malattie. Il terzo passo, vi dicevo, è questo progetto Y Network. Questo progetto Y Network che è partito, diciamo appunto a metà del 2015 e dopo una fase preparatoria ha avuto appunto il suo inizio con il meeting, che si è tenuto, con un meeting per addetti ai lavori che si è tenuto appunto a settembre, a fine settembre a Madrid, ma che si è ufficialmente aperto con il primo meeting che è stato fatto a Paso da Regua in Portogallo. Quali sono le caratteristiche del progetto Y Network? Potreste voi direttamente andarlo a verificare collegandovi al sito che è stato appunto allestito. E per l'appunto, in maniera molto semplice, l'obiettivo è quello di sviluppare un ecosistema per la creazione di una conoscenza sulle malattie del legno e della vite a livello europeo, stimolare lo scambio di informazione. In particolare, Y Network non si occupa solo di malattie del legno e della vite, ma anche di flavescenza dorata. Noi facciamo parte del gruppo scientifico che si occupa delle malattie del legno e della vite, ma Y Network si occupa anche della flavescenza dorata.
migliorare le competenze dei principali protagonisti della filiera vitivinicola e sviluppare anche un'agenda di ricerca e dell'innovazione per cercare appunto di innalzare i livelli produttivi e la sostenibilità della viticoltura europea. Di questo wine network fanno parte 7 paesi europei con 10 regioni viticole. Non voglio annoiarvi molto con la strategia che è alla base di questo progetto, ma voi potrete sicuramente, come vi dicevo, collegarvi al sito e avere tutte le notizie in maniera più dettagliata. Quindi, diciamo, l'idea alla base di questo progetto è sicuramente quella della figura del facilitator agent, che è la persona che si occupa di fare da intermediario tra, diciamo, il mondo scientifico e gli utilizzatori finali, quindi viticoltori e vivaisti. Diciamo che relativamente appunto alle malattie del legno della vite, alcuni punti, diciamo, sono già bene o male delineati, che sono i punti che si vogliono appunto portare avanti. Ma ovviamente si tratta di un progetto aperto e, come vedete, alla fine appunto viene riportato appunto la dicitura altro, proprio perché in questo ambito non ci sentiamo di escludere nulla. È sicuramente uno dei, diciamo, degli obiettivi, uno dei punti da approfondire sarà quello della protezione delle ferite da potatura, visto che questi sono patogeni che entrano soprattutto attraverso ferite, e quindi cercare di capire se esistono sostanze chimiche o agenti di biocontrollo naturali, scusate, biologici come il tricoderma, che possono essere utili nella protezione delle ferite e come questi devono essere utilizzati. Un aspetto interessante è quello che poi vedremo illustrare nelle prossime slide, che è quello dell'utilizzare la musica, non la musica come la intendiamo noi, contro le malattie del legno della vite. L'utilizzo di sostanze attraverso sostanze fogliari che possano inibire l'espressione dei sintomi sulle foglie. Per esempio la gestione dell'irrigazione, perché alcune malattie sono strettamente legate al regime idrico, alla disponibilità idrica che le piante hanno a disposizione. Se ci sono metodi e strategie di potatura alternative a quelle consuete che possono diminuire l'impatto della presenza di questi patogeni nella pianta, come per esempio possono essere la pulizia del tronco, il cosiddetto curettage, che qua in Francia viene chiamato curettage, oppure la rigenerazione del tronco con diverse tecnologie, oppure, appunto, come abbiamo visto, l'iniezione di fungicidi sul tronco. Diciamo, alla fine del progetto, l'idea è quella, appunto, di identificare quali siano le migliori pratiche che vengono attualmente utilizzate in viticoltura nelle zone, diciamo, monitorate, o diciamo, ulteriori tecniche che possono essere utilizzate, analizzarle e disseminarle appunto in tutta Europa. L'obiettivo è proprio quello di dare una diffusione capillare a quelle che noi consideriamo buone pratiche per la gestione delle malattie del legno della vite. Sicuramente quella di protezione dei tagli di potatura è, come dicevo, un obiettivo abbastanza importante, in quanto permetterebbe di evitare nuove infezioni in campo. Attualmente possiamo ipotizzare una difesa basata su prodotti chimici o su agenti di biocontrollo. Il prodotto ideale dovrebbe essere un prodotto sicuro per l'ambiente e l'uomo, che abbia un'azione ad ampio spettro, perché abbiamo visto che i patogeni responsabili delle malattie del legno della vite appartengono a generi. A specie e a generi molto differenti fra loro, che abbiano un'azione preventiva e duratura, perché abbiamo visto che le ferite rimangono suscettibili ai patogeni per diversi mesi, e che sia soprattutto di facile ed economica applicabilità. Per adesso alcune prove che sono state fatte con prodotti chimici per la protezione dei tagli di potatura hanno ovviamente, diciamo, mostrato pro e contro. Sicuramente hanno, come dire, performance stabili in differenze di condizioni climatiche e varietali, sto parlando dei prodotti chimici, e sono altamente supportati dai vari settori di ricerca e sviluppo delle industrie chimiche, per cui i prodotti chimici hanno, diciamo, una buona possibilità di riuscire a identificare
le molecole che possono aiutare in questo obiettivo. I problemi dei prodotti chimici sono altrettanto noti e sono quelli della possibile tossicità per l'uomo o per gli animali, che questi prodotti non possono essere utilizzati per il regime biologico e che ovviamente, così come qualsiasi trattamento fitosanitario, hanno un impatto ovviamente sul bilancio aziendale. E si sono provate alcune soluzioni, come per esempio quelle delle vernici protettive che contengono al loro interno dei fungicidi come il terbuconazolo oppure l'acido borico, scusate. Sono state fatte diverse prove, per esempio in Francia ultimamente è stato registrato il Phytoplast, questo prodotto, il Phytoplast, che è un miscuglio fra cicloproponazolo e tiofanat metil, che è stato registrato per la protezione dagli in Eutipa e credo sia in corso di registrazione anche per l'esca. Quindi già sul fronte, diciamo, di protezione dall'ipodatura qualcosa si comincia a muovere. Allo stesso modo, rimanendo, scusatemi, sempre sulla problematica legata ai prodotti chimici utilizzati per proteggere i tagli di ipodatura, uno studio effettuato di recente ha mostrato come praticamente diversi principi attivi che qua vengono riportati come appunto col loro nome di prodotto commerciale, i diversi principi attivi hanno una differente azione protettiva in funzione del patogeno bersaglio. Quindi, diciamo, come vedete, se per esempio consideriamo il prodotto indicato con il rettangolino giallo, potete vedere che nei confronti dei diversi patogeni che sono riportati lungo l'ascissa di questo grafico, abbiamo un comportamento e un'efficacia decisamente altalenante. Ecco perché in questo caso, diciamo, il problema è proprio legato al fatto che spesso un principio attivo non è efficace con alcuni patogeni e non con altri, per cui, diciamo, in questo caso diventa importante identificare esattamente qual è il patogeno maggiormente presente nel proprio vigneto per eventualmente scegliere il prodotto che meglio si addice alla situazione del vigneto da controllare. Fra i prodotti biologici abbiamo per esempio ovviamente alcuni funghi come in questo caso l'illustrazione che vedete a destra che è quella di una colonia di Trichoderma artianum. Sicuramente i vantaggi che questi prodotti hanno nei confronti diciamo, per l'agricoltura sono che sono ovviamente sicuri per l'ambiente e l'uomo, che sono compatibili con l'agricoltura biologica, ma di contro hanno anche loro dei problemi che sono legati alle performance che sono variabili in funzione del ceppo diciamo, di prodotto biologico utilizzato, del metodo di distribuzione, della cultivar su cui è applicato, del patogeno bersaglio, che nel caso delle malattie del legno della vite non hanno un effetto fungicida, cioè non sono in grado di uccidere il patogeno all'interno della pianta, ma possono al più evitare la formazione di nuove infezioni proteggendo i tagli di potatura, che non sono ovviamente compatibili, almeno diciamo, nell'immediato, con i fungicidi chimici, per cui tra l'utilizzo di un patogeno, di un trattamento biologico e un successivo trattamento chimico deve passare un determinato periodo di tempo. Per esempio, a conferma di quanto vi dicevo, questo lavoro dimostra come appunto, il risultato dell'efficacia del tricoderma non è solo legato alla interazione tricoderma-patogeno-bersaglio, ma è anche per esempio legato alla cultivar su cui questo fungo viene, questo agente di biocontrollo viene utilizzato. Ecco perché i risultati ovviamente sono da valutare caso per caso. Ma comunque così
anche in ambito di agenti di biocontrollo, la ricerca comunque continua appunto a valutare la potenzialità degli agenti di biocontrollo per la difesa, per la protezione delle ferite di potatura e per esempio è stato di recente identificato un ceppo di tricoderma che è risultato essere resistente ai prodotti chimici, per esempio ai benzimidazoli. Questo, per esempio, potrebbe permettere di ipotizzare una difesa integrata chimica biologica perché appunto hai la possibilità di utilizzare eventualmente un ceppo che è resistente a uno dei, diciamo, dei gruppi fungicidi più utilizzati in agricoltura. O in alternativa è quella l'altra alternativa è quella invece di scoprire nuovi microrganismi che possono per esempio essere utili nel controllo di questi patogeni del legno della vite, come per esempio Pythium oligandrum, che è un diciamo risulta essere un colonizzatore dell'apparato radicale e che la cui azione non è tanto diretta verso il patogeno quanto è indiretta poiché stimola la reazione della pianta a diciamo, migliorare appunto le reazioni di difesa della pianta. Curiosamente, Pythium oligandrum è anche utilizzato contro le onicomicosi. E vi dicevo che questo progetto non esclude nulla, e vi avevo parlato appunto della musica come elemento che può diciamo, essere utilizzato nella difesa dalle malattie del legno della vite. In realtà, ecco, il termine musica è piuttosto generico, in realtà ci si riferisce alle cosiddette proteodie, che sono queste sorte di, diciamo, melodie che sono state messe a punto da questo fisico teorico, Joel Strenmayer, scusate la pronuncia, che da una ventina d'anni si occupa di questo tipo di studi. In particolare la teoria su cui si basano queste proteodie è che nel momento in cui una proteina si sintetizza a partire dall'unione di diversi amminoacidi, questi amminoacidi emettono durante la sintesi delle vibrazioni. Queste vibrazioni, quindi ogni proteina, essendo costituita da sequenze di amminoacidiche diverse, ha una sua proteodia, è il termine, diciamo, preso a prestito dalla melodia. Quindi una proteodia non è altro che l'insieme delle frequenze che questi amminoacidi producono quando diciamo, si uniscono fra loro. Diciamo, la teoria che sta alla base di questa proteodia è che queste proteine, una volta formate, possono essere stimolate in vita attraverso appunto l'emissione di frequenze che possono essere appunto correlate a queste vibrazioni che sono prodotte durante la sintesi, per cui con determinate frequenze una proteina può essere inibita o stimolata. In 20 anni la sua equipe ha praticamente decodificato circa 1200 di queste proteodie. I primi risultati che vengono appunto riportati nel sito sono quelli relativi all'utilizzo di queste proteodie su delle piante di pomodoro che sono state diciamo assaggiate utilizzando delle proteodie che andavano a stimolare l'azione di proteine della proteina TAS14 che è responsabile della resistenza alla siccità. Queste piante sono state sottoposte a queste frequenze per 3 minuti al giorno per 11 giorni, il risultato, secondo quanto viene riportato dal sito, è che queste piante hanno prodotto una quantità di pomodoro decisamente superiore a quelle stesse piante della stessa cultivar che però non erano state trattate con questa musica e che avevano invece ricevuto addirittura il doppio dell'acqua. Ovviamente questi sono tutti dati poi da verificare dal punto di vista scientifico. Questa stessa tecnica è stata applicata sulle malattie del legno della vite. I primi studi sono stati fatti nel 2003 su piante infette da esca in Alsazia, in Champagne-Ardenne, e nel 2013 ci sono oltre 150 ettari che vengono trattati secondo questa teoria con appunto le proteodie. In molti casi queste esperienze sono state relative alla stimolazione di proteine che permettono
che permettono di regolare lo sviluppo della pianta, alcune che invece stimolano le reazioni di difesa e alcune che inibiscono invece, per esempio, il metabolismo fungino. I dati che vengono sempre riportati dal sito dimostrerebbero che c'è una diminuzione notevole di piante sintomatiche appunto negli appezzamenti nelle aree trattate con questa proteidina. In alcuni casi le proteidie vengono utilizzate anche contro la peronospora della vite e sono state utilizzate in cantina anche per evitare anomalie nella fermentazione. In alcuni casi, come vi dicevo, sono stati valutate anche l'azione di alcuni fertilizzanti fogliari, di biostimolanti e dei lecitori. Per lecitori intendiamo noi delle molecole che sono in grado di stimolare una risposta della pianta. In alcuni casi questi fertilizzanti, questi biofertilizzanti hanno dimostrato di avere una certa influenza sull'espressione dei sintomi, sia sulla fisiologia della pianta. Però gli studi che fino adesso sono stati condotti, diciamo, sono stati piuttosto contraddittori, perché abbiamo avuto casi in cui ci sono stati, per esempio, nel caso dell'esca, della malattia appunto della tegratura delle foglie, del grapevine leaf strip disease, abbiamo visto che, per esempio, biostimolanti con macro e micronutrienti hanno innalzato il livello di sintomi nella pianta. Di contro, invece, altre sostanze, come quelle che appunto potete vedere nelle slide, come il fosetilalluminio, il chitosano, alcuni estratti di alghe oppure altri miscugli come cloruro di calcio più nitrato di magnesio, estratti di alga, hanno invece effettivamente diminuito l'espressione sintomatica. Attualmente c'è un complesso di magnesio, calcio ed altre sostanze che sembra appunto avere un buon effetto sulla riduzione sintomatica nelle foglie e che è in fase di registrazione. Il meccanismo sembra essere legato appunto all'incremento della produzione di trans-resveratrolo, che è una fitoalessina, cioè una sostanza che viene prodotta dalla pianta e che viene diciamo, prodotta dalle piante quando cercano di reagire a un'infezione, che sembra appunto diciamo, avere un ruolo positivo nella di sintomi, in questo caso di esca. Allo stesso modo, come vi dicevo, il regime idrico può avere un'influenza sull'espressione dei sintomi, perché è stato visto soprattutto per l'esca che la presenza di acqua permette, per esempio, induce un incremento dei sintomi nelle piante infette in determinate condizioni, e questo perché probabilmente l'acqua può essere un veicolo per le tossine, per quelle fitotossine di cui abbiamo parlato in precedenza, che così possono raggiungere più facilmente i tessuti verdi e quindi là esplicare la loro azione tossica. Quindi uno degli obiettivi che per esempio il Way Network può cercare di comprendere se questo è un problema che può essere per esempio di aiuto nel caso della produzione di uva da tavola, dove ovviamente l'irrigazione è importante, o se anche questo può essere solo limitato all'uva da tavola, per esempio, e in quelle aree viticole in cui viene normalmente per esempio utilizzata un'irrigazione magari di soccorso. Altri aspetti che verranno valutati durante il progetto Way Network sono quelle pratiche che non hanno ancora, diciamo, una base scientifica, nel senso che comunque non sono state analizzate dal punto scientifico con schemi di valutazione e di analisi statistica, ma che empiricamente dimostrano una certa validità. Per esempio, una fra tutte è quella del curettage, cioè della pulizia del tronco, soprattutto dalle parti morti e cariate. Queste immagini sono dei fotogrammi che sono stati presi da un sito che potrete facilmente trovare su YouTube, cercando appunto, come vedete sulla slide, ISVV, Institut des Sciences de la Vigne et du Vin. In pratica, con un semplice seghetto elettrico si individua la zona morta, di legno morto cariata, la si elimina con lo stesso strumento, si cerca di eliminare il più possibile il legno morto e si lascia quindi, diciamo, la vite
trattata in questa maniera. Dopo un po' di tempo, per quello appunto che ci è dato sapere, per i risultati appunto che vengono mostrati, le piante in effetti hanno un, diciamo, riprendono una buona attività vegetativa e mostrano anche una ridotta presenza, diciamo, di sintomi fogliari. E le prove che sono state fino adesso permettono di dire che appunto un operaio può in un giorno, eventualmente un operatore esperto può eventualmente trattare 100 tronchi al giorno. Questo per esempio sono i risultati che appunto sono stati ottenuti dal SICAVAC, che è appunto questo servizio francese. Questo curettaggio è stato testato nel biennio 2012-2013 su 300 viti. Alcuni filari controllo ovviamente sono stati lasciati come testimone e si è visto che appunto in questo biennio, mentre i filari non trattati presentavano un'incidenza dell'esca pari all'8,6%, nei filari trattati avevano un'incidenza nettamente più bassa. E il ratio di recovery, cioè diciamo, la capacità di ripresa delle piante trattate, era dell'86%, se era un 10% di piante che invece morivano, un 4% che nonostante il trattamento si mostravano ancora sintomatiche. Quindi vi dicevo, questi sono, sebbene non ancora testati su basi scientifiche, sembrano diciamo, delle tecniche che possono quantomeno aiutare i viticoltori a gestire i vigneti infetti. Vi parlavo delle strategie di potatura alternative. In alcuni casi, per esempio, una delle strategie adottate è quella della doppia potatura, che consiste appunto nel potare, diciamo, una prima potatura non selettiva che viene fatta lasciando i tralci, per esempio, lunghi 20-30 cm, e poi, diciamo, poco prima della ripresa vegetativa, si effettua la vera e propria potatura, la diciamo, rifinitura a due gemme. Questo permette, per esempio, di eliminare quell'eventuale legno che si è infettato durante l'inverno, per cui il primo taglio produce delle ferite che sono suscettibili al patogeno. Il patogeno probabilmente può entrarvi, ma col secondo taglio. Con il secondo taglio si eliminano queste nuove infezioni e quindi, diciamo, si evita che il patogeno possa arrivare appunto sempre più in profondità. In alcuni casi comunque la potatura a doppia viene comunemente utilizzata per evitare i danni da freddo. Come per esempio, in alcuni casi è stato anche questa potatura, questo tipo di pratica è stata testata per esempio contro le infezioni di Euti-Palata. Un altro tipo di potatura che vi dicevo, diciamo alternativa, è quella appunto la cui, diciamo, filosofia è quella del mantenimento del percorso di linfa. In Italia, per esempio, abbiamo preparatori d'uva che attuano e stanno, diciamo, diffondendo questo tipo di potatura. Il concetto è abbastanza semplice, bisogna appunto preservare il flusso di linfa evitando dei tagli che possano creare degli ostacoli al suo normale deflusso. A sinistra potete vedere, anche queste sono foto che provengono appunto diciamo, dall'attività del SICAVAC. Queste foto potete vedere appunto diciamo, il risultato di una potatura, diciamo, irrazionale che non ha seguito il percorso di linfa, mentre potete vedere sulla destra il risultato di una vite che ha, diciamo, invece è stata trattata secondo questo criterio. Come vedete, le zone necrotiche nella vite a sinistra sono notevolissime, il legno scuro, mentre a destra vedete appunto che invece la quantità, la percentuale di legno sano è piuttosto elevata. Anche qui questa è un'altra fotografia che mostra come appunto la parte inferiore di tutto questo tralcio sia completamente sana. Un altro tipo di, o meglio, una potatura che segue questa filosofia, appunto la potatura Guyot-Poussard, e questi sono dei dati che vengono appunto riportati dal SICAVAC, che mostrano come con questo tipo di potatura le piante mostrano sicuramente un'incidenza di sintomi da malattia del legno della vite notevolmente più bassa rispetto alle piante utilizzate come testimone.
Una delle pratiche che viene attualmente consigliata è quella, per esempio, del reinnesto, ossia se una pianta mostra, è molto compromessa e quindi mostra sintomi ascrivibili appunto alla presenza di malattie del legno della vite, si può rigenerare la pianta con un taglio profondo. Quindi che supera, diciamo, il punto di innesto e su questo, diciamo, l'apparato radicale che rimane viene appunto effettuato un nuovo innesto, un semplice innesto appunto, come potete vedere in queste immagini, e il risultato di questa tecnica diciamo, di reinnesto è che dopo 3 anni, almeno secondo quanto appunto viene riportato dai tecnici del Sicamac, le piante riacquistano la capacità produttiva delle piante di partenza, e questo viene spiegato dal fatto che l'apparato radicale diciamo, poi permette di riprodurre la pianta, di rinnovare la pianta, ovviamente è un apparato radicale adulto, per cui le qualità organolettiche produttive delle piante reinnestate raggiungono in 2 o 3 anni la qualità e la produttività delle piante non trattate. Anche questo ovviamente potete, questi qua sono dei fotogrammi che sono stati appunto estrapolati da un video che potete trovare sicuramente su YouTube. Un'altra teoria che è, diciamo, simile alla precedente ma che non prevede il rinnesto è quella della rigenerazione periodica del tronco, Timely Trunk Renewal, una tecnica che è, diciamo, portata avanti da Richard Smart, che è un, diciamo, viene chiamato The Flying Vine Doctor, ha una grande esperienza sulle vite, e il suo assunto è che appunto la pianta di vite innanzitutto è una pianta che non nasce con un unico tronco, ma che in natura si presenta appunto con tanti tronchi. E anche in passato, come lui stesso ci ha dimostrato in alcuni seminari, per esempio vedete queste diciamo, raffigurazioni egiziane, si vede come appunto nell'antico Egitto la pianta di vite fosse coltivata su più tronchi. L'idea, diciamo, non è un'idea nuova, ma è sicuramente per l'attuale viticoltura, e quindi l'idea è quella di diciamo, periodicamente permettere lo sviluppo di succhioni, diciamo, di succhioni che poi prenderanno il posto del tronco principale quando questo tronco ovviamente magari avrà cominciato ad invecchiare, a cariarsi, a avere problematiche legate appunto al legno. Questo il doppio, diciamo, il tronco multiplo viene per esempio comunque utilizzato anche in alcuni vigneti, per esempio questi sono nello stato di New York. È lo stesso, per esempio, questo è un esempio di come appunto il tronco di un vigneto, il cui tronco è stato appunto rinnovato con la tecnica della rigenerazione periodica del tronco. Credo che siamo quasi alla conclusione di questa presentazione. In ultimo, per esempio, alcune prove sono state fatte diciamo, l'utilizzo di tecniche per introdurre all'interno del legno i fungicidi, proprio perché appunto i patogeni sono strettamente abitanti e colonizzatori del legno. Quindi attraverso determinati attrezzi che permettono di inserire fungicidi ad alta pressione all'interno del tronco sono state fatte delle prove. I risultati, scusate, torno indietro, i risultati sono però non molto incoraggianti, sia perché in alcuni casi dopo 3 anni di trattamento non si sono avute diminuzioni significative nell'espressione sintomatica, sia perché questo metodo comunque risulta molto costoso, laborioso e inefficace. Fra le alternative che si possono considerare nella gestione, per esempio, in vivaio del legno della vite, ultimamente si parla anche, per esempio, diciamo, degli innesti erbacei, per cui l'innesto viene innanzitutto, non viene appunto più fatto con materiale lignificato, viene eseguito in serra, quindi in ambiente protetto, e questo in teoria dovrebbe garantire un migliore isolamento diciamo, della materia di propagazione dall'ambiente esterno e quindi dagli eventuali patogeni. Oltretutto, viene riportato che questo tipo di innesto, diciamo, verde, permette una migliore saldatura fra i due bionti, e quindi questo garantirebbe, diciamo, una migliore qualità finale, della pianta. Questi sono solo dei link che io metto perché ho utilizzato appunto delle illustrazioni che provengono da diverse fonti, quindi mi sembra giusto citarle. Io
Ti ringrazio per aver ascoltato questa presentazione e quindi concludo la mia presentazione. Arrivederci.